Dopo 3 giorni di festa del pane qui a Borgata Costiera, possiamo tirare le somme di quello che è successo, della gente che è arrivata? Senz'altro, senza ombra di dubbio, non ce l'aspettavamo, sapevamo che sarebbe andata bene, ma in effetti è andata benissimo. Una bella, bella affluenza. Dicevo poc'anzi alle donne che hanno collaborato che sono state la vera e propria anima dell'iniziativa, perché hanno definito me come anima della manifestazione, ma in effetti non è così, perché sono stata coadiuvata da un bellissimo staff. Quindi molta gente che già dalla prima sera, da domenica, in una giornata caldissima, si è precipitata a Borgata Costiera anche nelle prime ore del pomeriggio per visitare gli stand, per assistere quindi anche a queste belle iniziative che ci sono state. E devo essere contenta, perché ne parlavamo proprio prima, perché la competizione è stata tanta. Competizione si parla sempre in maniera positiva, ovvero gli eventi in contemporanea erano organizzati, erano parecchi, eppure Borgata Costiera ha portato tantissimo turismo interno, c'è stato un grande movimento, un grande flusso, e io di questo sono davvero orgogliosa e devo sempre soltanto ringraziare questo pubblico meraviglioso di Borgata. Ma io voglio intanto ringraziare il consigliere Foggia, perché mi ha fatto conoscere una Borgata veramente caratteristica, questa Borgata Costiera che io onestamente non conoscevo. Un pezzo di Sicilia che a mio parere meriterebbe di essere conosciuto anche dai turisti, che si vive quella che era la sicilianità anche di un po' di tempo fa e che è rimasta conservata. Mi pare di capire, per il grande consenso e il grande successo di pubblico che ha avuto, essa andrà sicuramente ripetuta magari nelle prossime edizioni in forma ancora più eclatante e più grossa. Non è la prima volta che l'UNEC partecipa a queste manifestazioni, anzi siamo veramente orgogliosi e ringraziamo il consigliere Foggia di averci interpellato e di averci preferito anche rispetto alle altre associazioni. 3 giorni di impegno personale di tutti i componenti dell'associazione UNEC, sia di Castelvetrano che di Marsale e anche Petrosino. Abbiamo partecipato a questo evento anche con la nostra squadriglia a cavallo, che ha percorso le vie di Borgata Costiera e facendo apprezzare anche l'uso di questo animale che ricorda i vecchi trascorsi dell'agricoli. È giusto, quando ci siano queste iniziative di tipo artistico culturale che promuovono il territorio, è importante essere presenti con qualche piccolo contributo, con qualche piccolo supporto a quegli amici che hanno tanta voglia di far appunto emergere i valori della nostra terra, i valori della nostra tradizione. E soprattutto la cosa che mi dà soddisfazione è quella di poter aiutare un evento del genere per poter far crescere il nostro territorio, che ce n'è veramente tanto di bisogno. Grazie a coloro che hanno organizzato, questo è veramente per noi come aziende è stato un grande rilancio ed è un aspetto che può portare sicuramente cultura, innovazione e non soltanto, contribuisce anche al benessere generale, anche dell'economia. Una bellissima festa, ho apprezzato anche proprio mangiando le cose che ci sono in questa festa del pane, che fra l'altro è fantastico girare per queste viette così piene di luce e di persone che entusiaste girano così per tutta la borgata. Dico semplicemente che questo evento è stato un evento di fondamentale importanza, ha disegnato la storia a Borgata Costiera. La festa del pane è una festa che comunque ha dato valore a questa borgata, ha dato diciamo veramente alta risonanza e l'abbiamo visto con le presenze massicce che arrivavano non solo dalla città di Malazzara del Vallo, e questo ci deve riempire d'orgoglio, significa che abbiamo fatto e abbiamo tracciato una linea molto importante a questa borgata e alle frazioni della città di Malazzara del Vallo. Sono manifestazioni da ripetere, ho detto sul palco, non so se sarà ripetuta Borgata Costiera o magari un'altra zona della città. Sicuramente la prima festa del pane deve continuare, perché è stata da esempio, i cittadini mazzaresi hanno accolto questo messaggio perché può diventare come un piccolo festival o un grande festival, come si è fatto a San Vito Lo Capo. Naturalmente bisogna crederci.